break down the awkwardness. Put on my boots. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video informativo che dopo qualche tempo sarà nuovamente dedicato alla telefonia mobile. Infatti, dopo che negli ultimi mesi si sono affacciati sul nostro mercato i due nuovi operatori, Iliad e O-Mobile, che a suon di offerte si sono ritagliati una sostanziosa fetta di mercato proprio a spese degli operatori storici, così per contrastare questa avanzata, Vodafone, TIM e Wind hanno reso disponibili in questi ultimi mesi tutta una serie di offerte, ed è proprio di queste ore la notizia che Wind, che vi ricordo è stato l'operatore più colpito per numero di clienti che si sono trasferiti tra le braccia di Iliad, dicevo che Wind ha riproposto la sua tariffa Smart Top 40 in modo da contrapporsi così alle nuove offerte di Iliad e O-Mobile, che offrendo entrambe 50 GB di traffico dati prevedono un corrispettivo rispettivamente di 7,99 euro al mese e 9,99 euro al mese. Infatti l'offerta mensile di Wind, che avrà un canone mensile inferiore e pari a 6,99 euro al mese, prevede 1000 minuti di telefonate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia e 40 GB di traffico dati con hotspot incluso, che permette così di navigare sia da smartphone che da altri dispositivi. A differenza delle offerte di Iliad e O-Mobile, mancano alcuni servizi come gli SMS, la segreteria telefonica e le chiamate verso l'estero. Comunque sia, Wind include la notifica MyWind via SMS per le chiamate perse a telefono spento o non raggiungibile. Il costo sarà, come vi anticipato, di 6,99 euro al mese e prevede anche 10 euro per la nuova SIM e 10 euro di attivazione una Tantum, che sommati al costo del canone per il primo mese danno un totale di 26 euro. La cosa che non mi è piaciuta più di tanto, sia di questa ma anche di molte altre offerte simili, è che si rivolgono esclusivamente a coloro che attiveranno un nuovo numero oppure a chi deciderà di portare il suo vecchio numero in Wind. Restano così esclusi, e questa è la nota dolente, i già clienti, che potranno attivarla solo richiedendo una nuova scheda. Non mi trovo d'accordo con questa politica, che è sempre volta a premiare chi ha lasciato la compagnia telefonica per farli ritornare, ma invece non si cerca mai di premiare i vecchi utenti, quelli fedeli, che magari sono da anni con lo stesso operatore e che in realtà il più delle volte vengono invece tartassati con aumenti e balzelli vari. Trovo che questa non sia né una strategia né una politica commerciale corretta, ma come al solito sono curioso di sentire cosa ne pensate anche voi nei commenti, se credete che sia giusto che vengano premiati esclusivamente quei clienti che decidono di cambiare spesso operatore ed invece caricare di aumenti e quant'altro chi è rimasto fedele. Come sempre, per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione, dove c'è anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni.